Eccoci qua, diamo il buongiorno al nuovo presidente nazionale della WISP, che però è un vecchio amico del nostro Buongiorno in Blu 2000 del sabato, Tiziano Pesce da Genova. Ciao Tiziano, ben ritrovato e complimenti per questa nomina. Grazie Ugo, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie veramente. Insomma, una nomina importante in un momento che neanche, non lo so, il romanziere più navigato avrebbe potuto tingere in modo così fosco se avesse voluto, ovvero il tempo della pandemia che colpisce tutti e colpisce naturalmente anche il mondo dello sport. Lo raccontiamo ormai da più di 12 mesi. Assolutamente Ugo, proprio così. Intanto una elezione che sicuramente per me è motivo di grande orgoglio, ma che, come ho avuto modo di dire in tante occasioni in questi mesi, arriva diciamo così a segnalare, ecco, la bontà di un lavoro collettivo. Da solo io non avrei il lavoro di squadra. Assolutamente, il lavoro di squadra l'ho ribadito anche in più occasioni, nella tre giorni del fine settimana scorso, che ha sancito, ecco, l'Assemblea nazionale, ma che è arrivata al termine di una veramente una cavalcata importante di confronto, di partecipazione, 119 congressi territoriali, 19 congressi regionali, il noi veramente davanti a tutti. E mai come in questo momento è importante lavorare in squadra, è importante condividere progetti, azioni. Ovviamente queste sono le settimane in cui continuerà a non mancare il nostro grande impegno, il nostro grande dovere di rappresentanza nei confronti della rete associativa WISP, quindi una rete associativa che, come sai, conta, dati pre-pandemia, oltre 1.300.000 associati, 16.500 società sportive. Continueremo a tenere alta l'attenzione perché ormai, come sai bene, dal territorio arriva un vero e proprio grido di allarme. Tutti gli ambiti della nostra società sono ovviamente toccati da questa tremenda pandemia, toccati dalle conseguenze economiche, ma non solo, anche sociali, e cogliamo ancora questa occasione di oggi, per cui ti ringrazio di questa graditissima opportunità, per ribadire quanto l'ambito sportivo di base sia sicuramente uno dei settori della nostra società civile maggiormente toccati. Sicuramente cogliamo, ecco, con attenzione anche i provvedimenti che il governo ha annunciato ieri sera, quindi il ritorno dei bonus a favore dei collaboratori sportivi. Vedremo appunto poi il provvedimento una volta pubblicato in gazzetta ufficiale, certo. Però Ugo, come sai bene, c'è necessità di ulteriori e ben altri impegni a favore proprio delle associazioni, delle società sportive di base. Sono allo stremo, a partire da quelle che gestiscono impianti. Ormai in queste settimane registriamo dirigenti che si recano presso i propri comuni, presso le amministrazioni pubbliche, proprio a rendere le chiavi degli impianti. Ci sono costi che non è la prima volta che raccontiamo questa cosa, è un pianto. Assolutamente, è un grande pianto, c'è bisogno ovviamente di continuare, e come WISP lo faremo ovviamente, continuare a tenere alta l'attenzione con un grandissimo senso di responsabilità, perché al primo posto, ancora una volta lo diciamo, va messa la salute delle persone, delle cittadine, dei cittadini, in questo caso questo sempre, dei questo nostri sempre, praticanti l'attività sportiva. Però c'è necessità, quindi, oltre a un'attenzione alla fase emergenziale per quanto riguarda il nostro mondo, c'è bisogno proprio di un'attenzione già, come dire, rivolta ai prossimi anni. No, anche perché, scusa se ti interrompo, figurati. Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP, il problema che le società di base, l'accorgersi di tutto il bene che fanno, strada per strada, quartiere per quartiere, c'era già prima ancora che arrivasse questa pandemia. Proprio così, noi da molto tempo come WISP lottiamo, direi che è proprio il caso di usare questo verbo, perché si arrivi in questo paese ad avere uno sguardo verso lo sport di base, lo sport sociale, con una dimensione, stiamo dicendo, europea. Al di fuori dell'Italia lo sport è veramente a pieno titolo uno strumento di coesione, inclusione delle nostre comunità, ed è veramente uno strumento di prevenzione e promozione della salute
c'è necessità veramente di arrivare a un vero e proprio riconoscimento legislativo del valore sociale dello sport, perché un altro tema ovviamente legato all'attenzione del momento, agli aspetti economici, ai bilanci delle società sportive, al tema dei lavoratori sportivi, è quello in prospettiva di come le nostre comunità rischiano veramente di essere più povere all'indomani di questa pandemia. Pensiamo ai centri urbani, alle periferie, ma pensiamo anche, sono a casa a Genova, quindi mi viene facilissimo pensare al nostro splendido entroterra che tu conosci bene, Ugo, certo. Ma come sarebbe più povero da un punto di vista proprio sociale se quei paesi del nostro entroterra, così come di qualsiasi altra area interna del paese, si svegliassero un giorno senza la società sportiva del paese, senza la polisportiva, senza più poter... Che quella è un po' il volano, no? Esatto. Il volano è la scusa, no? Si fa sport e fa bene, ma poi è tutto, no? Il vedersi, lo stare insieme, il confrontarsi, si va lì, si fa sport e poi magari si parla di politica, si parla di futuro, si parla di figli... E ci manca tutto, la verità è che in questo momento ci manca tutto, però il senso del discorso è che ci vorrebbe una politica, tra virgolette, sportiva. C'è una buona notizia, chiedo a te conferma, che questa nomina naturalmente di Valentina Vezzali, sottosegretario dello sport, una che lo sport lo conosce finalmente, non che voglio dire chi è arrivato prima, però... dare un po' voce agli sportivi è anche questo un buon segnale, un bel segnale. Sicuramente, Ugo, non abbiamo perso occasione sin dalle prime ore in cui è stata ufficializzata la sua nomina per augurare non solo buon lavoro alla nuova sottosegretaria Valentina Vezzali, ma proprio per anche mettere in evidenza come Valentina Vezzali anche nelle settimane scorse fosse intervenuta a più riprese per mettere in evidenza, certo, la necessità di aiuti concreti, di sostegni concreti proprio allo sport di base. È una atleta, una sportiva che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ha un palmarès alle spalle veramente eccezionale, straordinario, sicuramente conosce maggiormente quindi il mondo dell'alta prestazione sportiva, il mondo olimpico, ma come dire, le sue prime dichiarazioni fanno ben sperare che, certo, abbia anche una giusta attenzione al nostro mondo. La incontreremo come WISP insieme agli altri enti di promozione sportiva già nei primi giorni della prossima settimana, quindi avremo poi modo, se lo vorrai, ecco, per assolutamente raccontare. Sapete che qua il microfono è aperto, siamo in diretta e ci piace, è la nostra missione, quella di dare sfogo, parola allo sport di base nei nostri quartieri, nei nostri oratori, è davvero lo sport che più obiettivamente ci piace. Abbiamo ancora proprio 3 minuti scarsi, perché voglio però finire con una nota così positiva. Facciamo finta che non ci sia il Covid e il nuovo presidente della WISP, Tiziano Pesce, dice: a me piacerebbe già da domani dare questa impronta, dare questo segnale allo sport di base, allo sport per tutti, come si diceva una volta. Sì, grazie Ugo di questo spunto, ma direi, facendo finta di non vivere questo dramma collettivo, io direi che all'indomani di un congresso dell'associazione di cui oggi mi onoro di rappresentare, direi che il più grande, come dire, impegno, il più grande obiettivo da portare avanti, che comunque porteremo ovviamente avanti anche in questa fase emergenziale, è quello di continuare a batterci, come dicevamo, proprio per il riconoscimento del valore sociale dello sport. Stiamo vivendo, proprio dal punto di vista del temporale, una situazione in cui proprio attualità di questi giorni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, fra l'altro ieri 5 decreti legislativi attesi, che sostanzialmente danno gambe, danno attuazione alla legge, certo, delega 86 del 2019, diciamo così, complessivamente sul tema del riordino del sistema sportivo, un decreto legislativo che presenta tanti articoli sul tema del lavoro sportivo e altro. Ecco, però abbiamo ancora necessità per arrivare a questo che non vorrei definire sogno, ci credo e spero che anche le forze parlamentari deve diventare realtà, insomma. Assolutamente, c'è bisogno anche, torniamo ai temi però di cui parlavamo prima,
di un riequilibrio anche delle risorse che lo Stato ogni anno mette a disposizione, certo, dello sport. Ovviamente noi non abbiamo mai ricercato e mai ricercheremo contrapposizioni fra sport di base e sport di livello. Ma non è questo il tema. Il riequilibrio è necessario, perché continuiamo in questo paese ad avere pochissime risorse rispetto alla, come dire, agli importi complessivi che lo Stato dedica. E poi un altro aspetto, quello di un vero riconoscimento del valore sociale dello sport, legato anche a un'altra riforma non ancora del tutto compiuta, ma che, come dire, sta vedendo sostanzialmente con l'imminente avvio del cosiddetto registro unico nazionale del terzo settore, quindi con una riforma legislativa che pienamente riconosce le attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale. Assolutamente. E sicuramente qua ci sarà, ecco, un'altra sfida su cui noi continueremo a lavorare proprio per essere... E vi saremo vicini come sempre. Esatto, delle associazioni delle società sportive in termini di coprogrammazione, coprogettazione e rapporti con... Grazie. Le politiche pubbliche. Grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Alle 8 c'è il notiziario.